Francesco Petrella, la prima domanda non c'è perché il microfono a te, tema libero. Ho avuto la fortuna nella mia carriera di incontrare Bruno tanti anni fa e questa sera è un altro privilegio della vita che ho vissuto insieme a lui in palestra. Grazie Bruno. Grazie. Ci rubi anche il mestiere, oltre a fare molto bene quello dell'allenatore, perché io volevo parlare della standing ovation finale che tu hai voluto concedere a Bruno. A un certo punto credo che lui abbia acceso i suoi compagni, il palazzo, abbia portato quello che solo i campioni, quello che hanno dentro, qualcosa di diverso riescono a fare. Sì, il valore di Bruno lo conosciamo. Volevo fare, quando ho capito che insomma, il set era proprio finito, era l'ultima palla, ho fatto questa cosa perché penso che il ragazzo se lo meriti per tutto quello che sta facendo. Voi vedete e il pubblico vede le partite, quello che fa, le alzate che fa, le difese, le battute, eccetera. Io lo vedo tutti i giorni in palestra e vi posso garantire che non è facile per un ragazzo che ha vissuto così tanti anni, così tante squadre, così tanti campioni, trovarsi in una squadra dove gli cambiano costantemente le persone che gli stanno intorno, anche non per volontà, nel senso che capitano degli infortuni. E si è preso a carico un gruppo di ragazzini, perché oggi ce li aveva proprio tutti in campo, e farlo con questa grinta, con questa leadership, senza mai mollare, meritava che il Pallapanini lo apprezzasse una volta di più. Una serata come questa, magari ti auguri che sia la prima di una lunga serie, la sognavi, l'aspettavi quando ti ha chiamato quest'estate Modena? Sì, ovviamente le sere al Pallapanini, quelle dove è tutto pieno e c'è un grande tifo per delle partite così belle da giocare, sono ovviamente sere molto belle da vivere, sia quelle che si vincono sia quelle che si perdono, anche quelle che si perdono quando si gioca una partita tirata. Io il mio lavoro era cercare di far vivere a questi ragazzi un'esperienza di questo tipo qui, consapevole del fatto che non era facile. Oggi abbiamo incontrato Trento che forse non ha giocato la sua migliore partita, le partite si fanno sempre in due. Così come quando è venuta qua Monza, secondo me ha fatto una grande partita, noi siamo stati non belli dal punto di vista agonistico e ci siamo presi la responsabilità di queste cose, così oggi riconosco che Trento non ha giocato forse la migliore partita. Noi siamo stati in campo e questo ci ha fatto molto bene e sono contento perché era qualcosa che cercavamo e abbiamo vissuto una bella giornata. È una giornata, da domani si ricomincia. Può cambiare qualcosa per la classifica, per la vostra fiducia, per la vostra personalità, per la vostra squadra? L'ho detto ai ragazzi prima dell'inizio della partita, questa partita qua sono 3 punti esattamente come quelle che abbiamo giocato prima e quelle che giocheremo dopo, quindi sono 3 punti. Sono 3 punti importanti perché sono stati fatti con una buona performance e di questo siamo molto contenti, però adesso sta a noi continuare il cammino perché non vogliamo fermarci sicuro a una partita buona con 3 punti fatti, tra virgolette, inaspettati. Ecco. Il nostro compito è giocare ogni partita, a prescindere dal fatto che sia Modena-Trento, Catania-Modena che è la prossima, o Modena-Piacenza che è quella dopo ancora. Io continuo a provocare sulla metafora calcistica, no? Nella pallavolo non è l'episodio che decide la partita, ma hai messo Stankovic davanti a Podrašin per un giro, Podrašin ha tirato fuori, la partita è girata. Non so se si può dire davanti alle telecamere, fortuna, diciamo così, non è... Pod, che è un altro grande campione, è un ragazzo che sta facendo delle cose anche lui straordinarie, un po' più avanti nella sua carriera, ha fatto delle cose straordinarie negli ultimi 2 anni, è stato un privilegio anche allenare insieme a lui, e quindi quando questi campioni sbagliano non è per merito degli altri, è perché magari c'è un'incompressione, una questione di tempo, insomma non è merito degli altri. Gli altri hanno parlato, Bruno ha parlato di Davis Schiba, tu hai parlato di Bruno, io parlo di Tommaso Rinaldi, ha fatto molta fatica a Taranto, oggi un pelo meno di fatica, sono queste le sue partite ormai. Mettere delle etichette su quello che sono le partite di un ragazzo così giovane è dura. Io ho avuto il privilegio, dicevo prima, ho avuto il privilegio di allenare ragazzi come suoi pari età, come Daniele che è un pochino più grande e Alessandro che è della stessa età, e sono ragazzi con i quali quando entrano sono giovani, dopo un anno che giocano non lo sono già più. Tommaso è un ragazzo giovane, sta facendo un percorso, sta facendo il suo cammino, nel suo cammino ci sono le partite come oggi e le partite come Taranto. Non è che mi aspetto che da qui in poi il Tommaso Rinaldi che abbiamo visto stasera sia tutti i giorni, mi aspetto che magari tornerà ogni tanto quello di Taranto, ogni tanto sarà quello di stasera e viceversa, e insomma è parte del percorso.
parlato del percorso, visto sono 3 vittorie consecutive, la prima volta, comunque i numeri pesano, no? Cioè la continuità anche ti aiuta anche durante la settimana? Sì, certamente, le vittorie aiutano sempre al morale. Sono anche possono essere un ostacolo se non si prendono nel modo giusto, soprattutto in un ambiente come Modena, dove è molto facile salire in alto e poi cadere molto in basso. E la settimana prossima ci attende una grande attenzione, perché andiamo a Catania a giocare una partita contro una squadra che gioca per la salvezza, fatta di giocatori esperti, e dobbiamo essere molto molto attenti a non pensare che sia tutto automatico, ma allenarci i 3-4 giorni che riusciremo a fare allenamento, cercare di sfruttare il meglio possibile quello che abbiamo fatto, come abbiamo fatto questa settimana, e sono molto contento, l'avevo detto ai ragazzi prima dell'inizio della partita, e andare ad affrontare la partita di Catania nel modo giusto. Esiste la possibilità che si vada a Catania e si faccia un altro tie break. Questo è la pallavolo di oggi. Dopo quasi 2 mesi sarà la prima partita, quella di Catania, in cui avrai tutti a disposizione? Non lo dico più, perché tanto dopo tutte le settimane dico ma forse, e poi dopo succede qualcosa, quindi oramai ne capitano uno ogni giorno, quindi beviamo la giornata.